Il Vangelo di oggi ci racconta di Gesù nel deserto. Vi ricordate, alcuni anni fa con alcuni di voi siamo stati proprio lì, in Terra Santa, nel deserto. Una fatica infinita, solo poche ore, ma quando siamo arrivati a Qumran eravamo morti. Ecco, quando immagino Gesù nel deserto, lui c'è stato 40 giorni, lo immagino proprio così, stremato nelle forze e nel peggior momento di debolezza. Guarda te, proprio in quel momento arriva Satana e lo provoca. Gesù è il suo peggiore nemico, allora di fronte al pericolo o si scappa o lo si affronta. Satana decide di affrontarlo, spera di vincerlo in un momento di così grande debolezza, non so se ci riesci. E lo affronta sui temi, ai più cari, risolvere i problemi della fame con un miracolo, tendere solo al potere e al successo, ma questo non piace a Gesù. Gesù reagisce e sappiamo che lo vincerà. A Gesù non interessa proprio il miracolismo che non serve per convertire il cuore. Combatte proprio il potere fatto a tutti i costi. Combatte il successo oppure sottomettere Dio ai propri desideri. Gesù vince. Preferisce rimanere fedele alla parola di Dio e alla sua missione. E Satana fugge ormai sconfitto. Di fronte alla tentazione anche noi, o scegliamo la parola di Dio e il suo progetto, o è facile sottomettersi alle lusinghe di Satana. E poi ricordiamoci sempre che Dio è più forte del male, la grazia è più forte del peccato. E poi non va male ricordarci ogni tanto anche il detto di San Filippo Neri, nella tentazione vince chi scappa.